venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesetta antica, dove Padre Pio non solo qui si preparava la celebrazione eucaristica, ma questo era diventato il luogo non solo per le confessioni degli uomini, ma anche quando venne costruita la chiesa grande di Santa Maria delle Grazie, un luogo di incontro anche con i pellegrini. E spesso lui attraversava, vi erano tanti pellegrini che attendevano quel momento. 1949, Pietrelcina, la sua città natale, era in costruzione la nuova chiesa dedicata alla Sacra Famiglia. Quando i lavori ormai erano conclusi, si pensò quindi all'inaugurazione. Come ben sappiamo, nel maggio di quell'anno venne inaugurata da Monsignor Agostino Mancinelli, poi la consacrazione di questa chiesa, quindi la dedicazione alla Sacra Famiglia. I frati trovarono un modo per far partecipare a questo giorno di festa anche Padre Pio. Avevano organizzato tutto in gran segreto, ma come spesso accade, queste notizie subito scappano di mano, quindi si divulgò immediatamente questa notizia che Padre Pio doveva andare a Pietrelcina per la consacrazione della chiesa, e poi subito i frati pensarono bene di non far muovere Padre Pio dal convento di San Giovanni Rotondo. Però lo stesso Padre Alberto D'Apolito, di ritorno da Pietrelcina, raccontò a Padre Pio quello che aveva visto, quello che aveva vissuto, ma soprattutto gli raccontò la chiesa, come era fatta, e Padre Pio subito lo bloccò, ma disse: io la chiesa, il convento, lo conosco meglio di te. Tu ad esempio non sai di quanti gradini è composta la scalinata. Ed in effetti Padre Alberto disse: padre, lei ha ragione, ma come fa a sapere tutto questo? Beh, io ci sono stato a Pietrelcina. La chiesa la conosco meglio di te, disse Padre Pio a Padre Alberto. Lo racconta nel suo diario Padre Agostino da San Marco in Lamis, che proprio riferendosi al convento di Pietrelcina disse: padre, quando sarà inaugurato questo convento, lei morirà per la grande gioia. La presenza dei cappuccini a Pietrelcina era importante per lo stesso Padre Pio, e Padre Pio disse: io sarò lì con te, ma allo stesso tempo sarò nel convento di San Giovanni Rotondo, al mio posto, nel confessionale.